E ciao allenatori, qui è il vostro Starkey e benvenuti in un nuovo video su Pokémon GO. Oggi è uscito ufficialmente in Italia, quindi non potevamo non farci un video. Vi ringrazio tantissimo per il successo della puntata precedente, sperando che siamo stati d'aiuto con quelle 7 curiosità. Vabbè, dai, diciamo 6, i Pokémon Shiny non contano. Detto questo, oggi vedremo i 10 problemi più fastidiosi di Pokémon GO, che sicuramente la maggior parte di voi avrà visto con i propri occhi mentre camminavate per strada e mentre stavate per tirare un gran bestemmione. Prima di iniziare il video vi ricordo di lasciare un like per sostenere il canale, commentare con altri bug che avete riscontrato nel corso della vostra avventura da allenatori e per finire iscrivetevi. Sicuramente il problema principale che tutti, e dico tutti, abbiamo provato sulla nostra pelle è stato il problema dei server. Ragazzi, io mi auguro che non succederanno altri problemi del genere, soprattutto quando sei a casa mentre studi e funziona tutto una meraviglia. E poi scendi la sera con gli amici, approfitti per giocare, boom, il gioco non va. Io non ce la faccio. Valore bestemmia 8 su 10. Un altro problema che affligge noi allenatori emergenti su Pokémon GO è il bug della cattura. Qualche volta, ovviamente non spesso, dipende anche dalla connessione dati, quando troviamo un Pokémon per strada e proviamo a catturarlo, quando la Pokéball va a segno, improvvisamente non reagisce più. Non fai 3 tocchi, non si muove, rimane immobile come se stesse pensando ai marò. No ragazzi, è così, la Pokéball non funziona, cioè nonostante il gioco continui a funzionare. L'unico modo per farlo ripartire è di chiudere e riaprire l'app. In questo caso o avrai perso il Pokémon oppure lo troverai magicamente nel box. Valore bestemmia 6 su 10. Ah, questo è il problema più fastidioso che ci sia. La musica. Eh sì ragazzi, ora non so, forse il mio telefono a voi non lo farà, ma non potete immaginare il fastidio. Ogni volta che giocherai a Go con l'audio attivo, se ti arriverà una minima notifica da parte di WhatsApp, Facebook, SMS, insomma qualsiasi notifica da un'altra applicazione, la musica di Go improvvisamente scomparirà e l'unico modo per riattivarla è chiudere e riaprire l'app. Solo una parola. Pokestop. Devo dire la verità, a Torre del Greco, ovvero il paese in provincia di Napoli dove vivo io, ci sono tipo una decina, massimo, ma proprio massimo, 15 Pokestop, tutti ovviamente lontani tra di loro. C'è un problema orribile, soprattutto per coloro che hanno poche Pokéball, indovinate chi? Che quando ti avvicini alle cosiddette salvezze, non girano e una schermata che compare ti dirà: riprova più tardi. È inutile che riprovate a girare il Pokestop, non andrà mai fino a quando non richiuderete l'app. Quando l'aprirete lo troverete improvvisamente, indovinate, viola, e tu non avevi preso neanche uno strumento. Valore bestemmia 7 su 10. Questo non è un problema interno al gioco, ma è il problema della vita che affligge tutti noi, ovvero la batteria. E raga, che dobbiamo fare? Il nostro telefono sta soffrendo le pene dell'inferno da quando abbiamo scaricato Go. Ed io che lo caricavo solo la sera, ora lo sto ricaricando almeno 4 volte al giorno. Già. Beh, alla fine però alzo le mani, dato che Pokémon Go tiene attivo la connessione dati, GPS, lo schermo, wifi, insomma una marea di cose che distruggono la batteria in niente. Valore bestemmia, ansia. Passiamo al lato competitivo, le palestre. Chi non le ha mai provate? Beh, io sì, e devo dire che fanno cagare. Nonostante abiti sotto una palestra e il wifi vada perfettamente, non si può lottare decentemente. Non c'è una guida per gli attacchi, non si capisce quando il Pokémon schiva l'attacco dell'avversario, quando lotti improvvisamente ti ritrovi nella schermata principale, non hai acquistato neanche un punto esperienza, ma hai solo perso vita. Insomma ragazzi, è un casino. Ma sono sicuro, almeno spero, che la prima cosa che la Niantic farà con il nuovo aggiornamento sarà modificare le palestre, poiché il 70% degli allenatori si sono lamentati. Ah, e dobbiamo parlare anche dei rivitalizzanti, che non funzionano ancora e dobbiamo sprecare solo pozioni? Non va bene ragazzi. Valore bestemmia 5 su 10. Ultimo problema di questo video, che può essere riassunto con una sola parola: Zubat, porco! Bene ragazzi, questo video finisce qui, sicuramente ci saranno una marea di errori da scovare ancora, quindi mi raccomando scrivetemi nei commenti, così se il video andrà bene faremo un'ulteriore parte. Ovviamente per farlo dovrete lasciare un bel mi piace, quindi forza, cliccate sul pollice in su, così divento un supereroe e distribuisco caramelle a tutti i bambini di Marte. Ultima cosa, questo video non è stato fatto per criticare Pokémon GO, anzi amo particolarmente questo gioco e sono sicuro che tutti questi problemi saranno aggiustati il prima possibile. Non criticate GO solo perché ora ci giocano tutti o magari perché è ancora povero di contenuti, fidiamoci dei creatori, delle grandi case videoludiche che ci sono dietro. Sicuramente ora è un gioco incompleto, ma con qualche aggiornamento sarà realisticamente perfetto. Non badate neanche alle persone che mettono in confronto giochi del genere e appena nati con giochi sviluppati da anni. Ricordiamoci che Pokémon è combatti, cattura e colleziona, e da veterano sono più che soddisfatto. Ciao ragazzi!